Mi è gradito eseguire l'ordine. Cerchio e seno attraverso NT a cura di VB Alexander. Ci sono ancora energie? Va bene. Alexander sembra rivolto a guide superiori. Allora ne approfitto. È tremendo non poter usare la vista dello strumento, a parte il fatto che lui ora vede purtroppo molto meno bene di prima, quando era giovane. L'età è un fardello pesante da portare. Mi è gradito eseguire l'ordine, diciamo così in senso figurato, di una entità. Paola, tua nonna, cosa ti portò? La nonna di tua mamma, perdonami. Paola, mi portò tante madonnine. Alexander, e l'angioletto chi te lo portò? Paola, me lo hai portato tu. Alexander, ma in nome di chi? Paola, forse di mia nonna. Alexander, non ricordate come avvenne a casa tua? Paola, a casa mia, sì, ma l'angioletto? Alexander, sì, lo so, ma l'angioletto era sempre legato a quella entità che questa sera vuole ripetere. Alexander ha una difficoltà. Speriamo che tutto vada bene e non mandiamo tutto a monte. Purtroppo noi siamo consapevoli, ringraziamo veramente tanto, tanto lo strumento, perché ci concede ancora di poter operare in questa vostra dimensione. Però tutto, come siete ormai abituati a vedere, ha un fine, vero? Però speriamo bene. Vorrei raggiungere, se possibile, cercherò. Vediamo se riesco a fare il percorso bene. Sarà geloso tuo marito. Paola e Piero. No, no! Alexander, però lui ha avuto molto, molto, molto da noi e lo ringraziamo, perché lui ha anche, nella sua capacità di valutare, di analizzare tutto, è stato un elemento prezioso perché grazie alle sue analisi potete avere una ragionevole certezza di essere in contatto con una dimensione che non è quella terrena. Ed è questo che conta. La certezza assoluta non vi potrà mai essere data. Maria, io sono Maria. Alexander, io lo so chi sei, ma non so dove andare. Ma è mai capitato questo in passato? Molte voci. No, mai. Alexander, purtroppo dovete accontentarvi però. Io non vedo con gli occhi dello strumento. Vedo soltanto tante figure luminose, che sono le vostre aure, le vostre forme spirituali, capite? E quindi mi confondo. L'importante è che non causi danni a voi. Mi sento come posso dire, non mi è mai successa una cosa del genere. Paola, ecco, forse ci siamo, Alexander. Alexander, ti ringrazio. Sono due oggetti per le nipotine, 17 minuti e 54 secondi. Una, la più grande, che è più consapevole, avrà piacere di ricevere quello che porti tu al collo, vi accomunerà. La più piccola avrà lo stesso un oggetto simbolico, ma forse conoscendo il suo carattere protesterà. Paola, comunque io parlo sempre a loro degli angioletti. Alexander, certo, ecco qua il primo. Paola, grazie. Alexander. Però anche questo angioletto ha un simbolo che lo accomuna all'altro apporto, il cuore. Il cuore è un elemento che nel vostro immaginario collettivo di voi incarnati rappresenta l'amore. E il cuore è la fonte della vita, quindi non vi meravigliate se vi abbiamo portato sempre tanti, tanti cuori. Paola, da parte di chi vengono questi della nonna? Alexander, tu di pure se non vogliono accettare questo, che è un tuo pensiero. Paola, grazie. Alexander, spero di non causare danni. Oh my God, è veramente difficile. Allora momentaneamente vi lascio. Voce sconosciuta. Può venire Francesco, mio marito, la prossima volta? Tu lo conosci, Francesco?
Alexander, certamente, io sarei propenso per il sì, ma abbiamo sempre queste difficoltà. Speriamo che non capiti in un momento in cui le difficoltà siano troppo evidenti e non ci possa essere un contatto con noi. Magari preavvisatelo. Voce sconosciuta. Certo, certo. Sai, lui era... Se lo conosci, lo sai. Alexander, certo. Voce sconosciuta. Avrebbe tanto desiderio di credere fino in fondo, ma non arriva. Alexander, lo so, lo so. Ma la sua forma mentis, che è molto razionale, e la sua razionalità lo porta a escludere tutto ciò che esula dall'apparenza scientifica. Voce sconosciuta, è vero. Alexander, lo conosciamo bene. Speriamo di poterlo convincere con evidenze innegabili. 20 minuti e 40 secondi. Voce sconosciuta, ti ringrazio. Renato, allora Alexander, mi unisco anch'io per la mia compagna o ex compagna, che spero tu conosca, anche lei vorrebbe venire. Alexander, facciamo tutto un po' purrì, poi quello che succede, succede. Però ricordate, chi viene per la prima volta ha un problema di sintonia mentale e potrebbe creare a noi dei problemi. Ecco perché abbiamo sempre detto che le persone, prima di venire alle sedute, come voi le chiamate, devono vivere quell'esperienza di gruppo dove si fa il tabellone, in modo da creare una simbiosi mentale. Il problema è quello, però visto che non sappiamo mai quale sarà il nostro futuro prossimo, potrebbe essere anche breve, allora va bene, fatele venire. Renato, grazie Alexander. Alexander, poi quel che sarà, sarà. Posso lasciarvi momentaneamente? A dopo. 21 minuti e 58 secondi.